Sono i Buchteln, una ricetta di casa mia, l'Alto Adige, tra le mie preferite in assoluto. Diciamo che è la versione light, se così si può dire, dei Krapfen, in quanto non sono fritti ma cotti al forno in un'unica teglia e si staccano uno alla volta rigorosamente con le mani. Anche questa è la riedizione di una mia vecchissima videoricetta, lì però c'era una piccola variazione nella farcitura. Chi se la ricorda? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto perché mi farebbe veramente molto piacere. Come prima cosa ho messo il lievito in una ciotolina, aggiungo lo zucchero, poi il latte tiepido e infine la farina. Mescolo delicatamente, copro con la pellicola e metto in forno spento con la luce accesa per circa una mezz'oretta. In una ciotola capiente setaccio le farine, aggiungo lo zucchero e grattugio anche la buccia di limone, ma potete usare anche quella di arancia. Do una breve mescolata e aggiungo anche la mia amatissima vaniglia. Unisco ora anche le uova leggermente battute, il burro fuso e il latte. Da ultimo aggiungo anche il lievitino che nel frattempo è cresciuto. A questo punto, dopo aver mescolato brevemente con il cucchiaio di legno, utilizzo lo sbattitore elettrico utilizzando le fruste a fusillo, spirale, elica, insomma queste che vedete qui nel video, però potete continuare tranquillamente anche a mano. Dopo una decina di minuti, finito di impastare, copro con la pellicola e lascio di nuovo in forno spento con la luce accesa finché il volume non sarà ampiamente raddoppiato, quindi almeno per 2 ore. Io in realtà l'ho lasciata tutto il pomeriggio fino a sera, quindi circa 7-8 ore, ma l'importante è che raddoppi. Finita la lievitazione, spolverizzo il mio piano di lavoro con la farina e ricomincio a lavorare l'impasto per altri 5 minuti. Poi lo stendo a uno spessore di circa 3 cm. E con un coppapasta o semplicemente con un bicchiere o una tazza ricavo i miei cerchi. Io li ho fatti un po' piccoli, in pasticceria si trovano più grandi, però qui potete scegliere voi. Con le dita o aiutandomi con il mattarello cerco di stendere un pochino di più il mio disco di pasta e al centro metto un'abbondante cucchiaiata di marmellata e richiudo bene il tutto per evitare il più possibile che la marmellata esca in cottura. Rifaccio, stendo ben bene il disco, farcisco con la marmellata, tanta, il più possibile, richiudo accuratamente la pallina. Appoggio la pallina con il lato sigillato verso il basso su una tortiera imburrata e infarinata. Una volta riempita la teglia, spennello i Buchteln con il burro fuso e lascio lievitare un'altra oretta. E in forno a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Se la superficie dovesse scurirsi troppo velocemente, copro con un foglio di alluminio. Una volta sfornato il dolce, do un'altra spennellata di burro fuso per non farsi mancare niente, spolverizzo di zucchero a velo e posso servire sia con della crema un po' liquida, una salsa alla vaniglia, sia semplicemente così come sono, belli inzuccherati e tiepidi. Lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale per farmi contenta prima di inzuccherarvi le dita. Grazie e alla prossima!